Oggi parliamo di quando la motivazione e la conseguente giustificazione del tradimento sono parte integrante del problema stesso. Come avrai capito, mi occupo di relazioni e molto spesso le relazioni hanno a che fare con la coppia. Quindi, nella stanza alle mie spalle, di fatto, la terapia di coppia e l'argomento del tradimento sono uno dei temi più affrontati. Ultimamente il tradimento ha assunto una connotazione sociale molto diversa rispetto al passato, non che prima non ci fosse. Il fatto è che adesso è possibile parlarne con una maggiore libertà e sembra che ormai tutti abbiano tradito o abbiano sognato di tradire. Probabilmente era così anche in passato, la differenza è che ora se ne può parlare in una maniera diversa. Però veniamo a noi e perché parlo del fatto che motivazione e giustificazione del tradimento possono essere parte stessa del problema, nel senso che capita che cosa? Quando faccio terapia è inevitabile che io debba passare da qual era il presupposto che ha generato un tradimento e quali sono poi le motivazioni e le giustificazioni che una persona dà a questo, poiché nel percorso che si fa con le coppie molto spesso il tentativo di ristabilire un equilibrio passa necessariamente dalla comprensione delle motivazioni che hanno determinato il problema. In alcuni casi più rari si può lavorare anche per una separazione dignitosa per entrambi, però ciò non toglie che motivazioni e giustificazioni debbano essere necessariamente approfondite. E ultimamente mi sta capitando questa cosa: mi trovo la coppia e il traditore avanza tutta una serie di ipotesi, alcune più fantasiose di altre, nel tentativo insomma di giustificare quello che ha fatto. E quello che sento dire è riferito ad una specie di teoria naturale barra evoluzionistica, qualcosa di darwiniano, che suona più o meno così. L'uomo di fatto è un animale, è un mammifero e non c'è neanche un mammifero in tutto il mondo, in tutta la natura, che di fatto è monogamo, dai delfini, gli scimpanzé, passando per le marmotte. Dottore, non c'è neanche un mammifero che è monogamo. Quindi la poligamia è l'aspetto più naturale e la monogamia in un qualche modo è contro natura. Ecco, questo di fatto va ovviamente ad appiattire e impoverire il significato del gesto nel tentativo poi di andare di fatto a giustificare ciò che è stato fatto, ma rischia poi di far perpetrare questo comportamento, nel senso che nel momento in cui una persona trova una giustificazione morale di questo tipo, diventa un rischio grave quello di poter riagire nuovamente e ripetutamente il comportamento stesso, incurante poi di quello che può suscitare nel partner, soprattutto rispetto al carico morale e di dolore sentimentale che questo va a creare. Quindi mi sento più o meno dire: ma come, dottore, le ho appena spiegato tramite Darwin che questo di fatto è un comportamento naturale, quindi non riesco a capire perché continua a farmi tutte queste domande. Beh, perché secondo me è una spiegazione semplicistica, è una spiegazione comoda, è una spiegazione che impoverisce gravemente i presupposti di un possibile riequilibrarsi, un possibile ricominciare la relazione, quindi il cammino verso una riscoperta e ritrovata felicità. Questo perché di fatto, se noi guardiamo, il mondo è pieno di cose contro natura, è pieno di cose artificiali. I grattacieli sono contro natura, il sistema economico è contro natura, alcune pratiche mediche sono contro natura, la metropolitana è contro natura, l'inquinamento è contro natura. Eppure non mi sembra che in tutti questi casi, siccome l'uomo è un mammifero, è un animale, di queste cose non se ne bea, non le utilizza. Anzi, diciamo che nel momento in cui il traditore utilizza la teoria darwiniana, non l'ho mai visto però al tempo stesso essere così evoluzionista anche dal punto di vista dei trasporti, per esempio, o del sistema economico che ho citato prima. Quindi la differenza, la povertà di questo ragionamento è un rischio enorme per la possibilità di reinstaurare un equilibrio, poiché di fatto l'uomo è determinato ed è caratterizzato da due elementi fondamentali che gli altri mammiferi non hanno, che sono il raziocinio e la morale. Queste sono contro natura? Non lo so, non mi sembra. Sicuramente, anche se fossero contro natura, fanno parte di noi, quindi è difficile credere che
una spiegazione di questo tipo possa essere risolutiva e un elemento fondante per la ricostruzione della coppia stessa. Quindi smettiamo di utilizzare questo tipo di ragionamento, soprattutto nel tentativo di andare a ricostruire, e cerchiamo di partire dal presupposto che di fatto le nostre scelte hanno un peso e di questo peso dobbiamo farcene carico, dobbiamo in un qualche modo assumere la responsabilità dell'atto. Quindi, nel momento in cui ci si trova ad affrontare un tradimento, che come ho detto capita sempre più di frequente, non utilizziamo delle strategie semplicistiche, che come questa ce ne possono essere ovviamente delle altre, perché questo inevitabilmente abbassa il livello di complicità e il livello di benessere all'interno della coppia stessa. Sì, magari in un breve periodo può sminuire la gravità dell'atto stesso, ma in un lungo periodo impedisce il terreno fertile per poi andare a ricostruire il nostro legame.